E bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi ci sarà da parlare di fumetti, ma da parlarne parecchio, perché oggi con noi, adesso ve lo faccio vedere se i miei potenti mezzi mi consentono di farvelo vedere, eccolo qui, c'è Michele Masiero, che vabbè, conoscerete tutti, ma ve lo dico io, è il direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore. Ciao Michele, come stai? Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a chi ci guarda e ci ascolta. Io tutto bene e spero anche tu. Beh, frizzantino, voglio dire, nonostante questi 80 anni che ti porti addosso, va tutto bene, no? Guarda, tutti qua su queste povere spalle. No, ma come vedi qua dietro io ho qualcuno che mi fa l'angelo custode, insomma, Vigila. che mi vigila, Michele, esatto. questi 80 anni di Sergio Bonelli editore, in un periodo un po' diverso, un po' strano, vi ha costretti a cambiare pelle, a cambiare rapidamente per riuscire a essere comunque sempre i primi in Italia. Come stanno andando? Sono iniziati da pochissimo con le medaglie. Abbiamo visto nel preview che ci saranno dei numeri bis, tante iniziative, tante novità. Sì, iniziative, insomma, diciamo che 80 anni sono talmente importanti che cioè, bisognerebbe avere una cosa ogni giorno, no, per festeggiare, però ovviamente se invece ci siamo un po' trattenuti, ci siamo inventati qualche cosa di editoriale perché giustamente è legato al nostro ambito e quindi a chi ci segue in edicola, non dico da 80 anni, perché ma, chi ci segue da 80 anni gli Ma faccio ci sono, lo sai. Sono felice che sia ancora qui tra noi a leggerci, insomma, però poi appunto nel corso dei decenni e delle generazioni, no, che abbiamo attraversato, poi ognuno ha il suo personaggio da cui è partito, insomma, i suoi riferimenti, quindi mettiamo insieme tanta Italia, ecco, e non solo in questa. Quindi abbiamo cominciato a pensare editorialmente, quindi adesso ormai i numeri bis sono stati annunciati e quindi avremo un'estate piena di albi, insomma, questo veramente, soprattutto tra luglio e agosto, tante tante uscite, oltre a quelle tradizionali, oltre agli speciali a colori che generalmente escono in quel periodo, qualche piccola iniziativa nuova e anche questo raddoppio per cinque delle testate più importanti. Raddoppio E che si per le date, svolgerà a distanza di 15 giorni oppure usciranno più velocemente? Nel senso, la testata principale e la bis avranno una cadenza di questo tipo? escono a distanza di 15 giorni, cioè in modo da distanziarsi dall'uscita ufficiale. Diciamo che nel mese di luglio chi va in edicola troverà due albi, insomma, a un certo punto invece di uno Ma chi è soltanto. venuto in mente questa cosa del bis? Perché non si era mai fatto. Sì, sai, è come appunto avere un tredicesimo numero, no? La tredicesima, ecco, la tredicesima. Mi sembra, credo che gli americani lo facciano abbastanza regolarmente ormai da tanti anni, no? Si faceva anche con alcune riviste, ma non è come avere il numero speciale, insomma, invece Certo. di essere con più pagine, di essere più costoso, è un numero come se fosse un numero regolare della serie, ecco, che infili lì tra uno e l'altro ed è una lettura in più. E questa è quindi la parte editoriale. La parte giocosa l'abbiamo voluta fare con le medaglie, insomma, una cosa un po' diversa, un po' particolare, un pochino per chiaramente raccogliere tutti i lettori attorno al maggior numero di testate possibili, che vabbè, questo potrei dire è una bieca operazione commerciale, però al di là di questo c'è anche il fatto di cercare di far scoprire a chi legge una testata anche qualcos'altro, poi magari gli piace, magari no, però insomma, di far capire che noi abbiamo non solo l'eroe che segui, per chi ne segue un solo o un paio, ma un parco di personaggi molto, molto grande. Un po' lo si sa, però questa magari è l'occasione per provarlo. Io però non farei bene il mio mestiere se non ti dicessi e non ti chiedessi come mai si è dovuto fare questo ritocco al prezzo proprio nel mese d'inizio delle iniziative dell'ottantennale. Beh, il perché degli aumenti, non lo so, se vogliamo possiamo inventarci chissà quali scuse, ma sono ovvi, no? Ovviamente, cioè, tutto purtroppo aumenta, aumentano i giornali, aumenta un po' tutto quanto. Noi,
lo stiamo facendo come un po' state vedendo ogni paio d'anni ormai, no? C'è un ritocco. È inevitabile perché, perché c'è un aumento di costi e c'è una diminuzione di ricavi dovuta ad un'inesorabile, anche se lentissima per quanto ci riguarda, erosione dei lettori. Vale per tutta l'editoria, non è che ci possiamo nascondere dietro un dito, insomma, rispetto a, non dico 20-25 anni fa, dove abbiamo raggiunto il top, no, delle nostre possibilità, insomma, per allora, però anche rispetto a 1, 2, 5 anni fa, il mondo dell'editoria cambia troppo velocemente. Quindi, per quanto i fumetti, in edicola soprattutto, siano ancora molto importanti, e noi facciamo dei numeri molto molto importanti, però non sono più quelli di qualche anno fa, insomma, e quindi noi dobbiamo fare i conti con questa realtà, perché cerchiamo di dare comunque lavoro alla redazione, che è importante, e ai 400 ormai collaboratori tra disegnatori, sceneggiatori, coloristi, letteristi, no? E tutti quanti lavorano attorno a questo ambiente e ad una azienda come la nostra, che è molto grande. Introdotto tu. Fare lavoro a tutti significa anche dover fare i conti con dei numeri che non sono più quelli di un tempo. Quindi, tu hai introdotto proprio questo discorso della realtà molto grande di Bonelli. Bonelli è sempre stata una realtà molto polarizzata al suo vertice. C'era Gianluigi Bonelli, poi c'è stato Sergio Bonelli. Adesso invece si è un po' aperta, avete un po' distribuito le cariche, avete un po' iniziato anche a delegare e soprattutto si è scoperto, fra virgolette, si è scoperto che la vostra è una grande azienda che dà lavoro a tante persone e tutti quanti vogliono lavorare per Bonelli, forse perché pagate bene, pagate il giusto, quello che dovete pagare. Ma pensiamo di sì, e giustamente, perché comunque lavorano professionisti e la nostra creditrice ha potuto pagare di più, insomma, Sergio Bonelli ha avuto questa, è una scelta sua, insomma, poi, no, non dico per strappare alla concorrenza i disegnatori, ma proprio per tenerli, perché comunque lui aveva un grande rispetto, ce l'abbiamo tuttora, ovviamente, per i professionisti che lavorano, insomma. Se le cose vanno bene, lui diceva, devono andare bene per tutti, no? Lui avrebbe potuto tenere comunque, no, anche le tariffe di chi lavora calmierati. Invece lui è una persona anche generosa, ma generosa con il lavoro, non a vanvera, no? Chiaramente chi lavora ha diritto ad avere una retribuzione giusta. Purtroppo, come dici, noi siamo quelli che pagano di più. Purtroppo io devo dire, in Italia non c'è concorrenza nel mercato del fumetto ad alta tiratura da edicola. Lo dico veramente purtroppo, perché questo significa anche che tutti vogliono lavorare per noi, perché non ci sono possibilità di lavorare altrove, o sono veramente poche piccole, no? Insomma, tempo fa c'erano molto molte più possibilità di lavorare anche all'esterno, e quindi magari di farsi le ossa in realtà più piccole per poi arrivare da noi, no? Adesso un po' questo mondo intermedio si è andato molto molto assottigliando, quasi del tutto sparendo. Non è una bella cosa. A che punto è la situazione del mercato in Italia? Come lo vedi tu, appunto, dall'alto della Sergio Bonelli Editore? Com'è il punto delle edicole in questo anno e mezzo di lockdown? Diciamo che si è riscoperto il fumetto, ma forse non il fumetto italiano da edicola, un altro tipo di fumetto. Non so tu come la vedi. No, i numeri ci dicono che comunque non abbiamo risentito, non ne hanno risentito i nostri colleghi, non mi chiamo competitor, perché veramente in questo mercato, secondo me, dobbiamo essere tutti colleghi e navigare tutti nella stessa direzione. Non ha senso farci la guerra, soprattutto quando i numeri vanno ad assottigliarsi, anche perché i vari editori di fumetti credo che coprano target abbastanza diversi, insomma, no? Si sovrappone solo in parte, ma comunque in ogni caso siamo professionisti che si conoscono da anni e da decenni, e davvero lavoriamo tutti nella stessa direzione. Come ti dicevo, quest'anno le edicole sono rimaste sempre aperte, quindi sono state per noi ossigeno assolutamente e importantissime, anche perché il core business bonelliano è ancora al 90,
5% legato alle vendite del mercato edicola. Ovviamente sono rimaste chiuse le edicole altovendenti di passaggio, stazioni, aeroporti, e sono state compensate molto dalla vendita online e poi dalle fumetterie quando hanno potuto riaprire. Però diciamo che non abbiamo sentito molto, ecco, il contraccolpo di questa annata. Non è stato tanto questo anno di lockdown. L'editoria da edicola in genere sta soffrendo tantissimo, ma viene da lontano, una sofferenza che viene da lontano ed è un'erosione continua. Se si vendono un terzo dei quotidiani di 10 anni fa, di conseguenze periodici, di conseguenza i fumetti che fanno parte di questa branca. Quindi c'è proprio un mondo che si sta assottigliando, no? Quindi anche cercare di dire facciamo prodotti che vanno a trovare dei nuovi lettori. Il problema è che questi nuovi lettori in edicola non ci sono, non ci vanno, non hanno l'abitudine ad andarci. Quindi tu puoi portare qualunque novità e qualunque cosa tu voglia provare. Però poi se non c'è questo pubblico, è come buttarle al vento, no? Non è questo il posto. Quindi avrai notato, per esempio, che negli ultimi anni noi abbiamo fatto dei tentativi con l'etichetta Audace su qualcosa di più adult, alcune iniziative invece young, e poi ci siamo fermati e abbiamo portato queste stesse creatività nella libreria. Perché? Perché in edicola non c'è un interesse, a quanto pare, a sperimentare cose un po' diverse. Vanno molto e continuano ad andare molto i personaggi già famosi, già affermati, già consolidati, e invece le sperimentazioni, chiamiamole così, non funzionano. Non credo che sia perché sono belle o sono brutte, cioè sì, qualcuna sarà più gradita di altre, non lo so. Però se la tendenza è generale, si capisce benissimo qual è l'ambito. Quindi qual è l'ambito in cui si può lavorare in edicola e invece cosa si può provare in libreria, dove è un mercato che si sta sviluppando sempre di più e dove c'è un interesse anche su qualcosa che sia un po' diverso, un po' nuovo. Voi state portando avanti, tu stai portando avanti una trasformazione di Sergio Bonelli Editore da qualche anno. Tu sei lì dal 2015, quest'ultimo anno e mezzo non ce lo contiamo, però appunto stai portando avanti una trasformazione che vuol portare nel nuovo millennio veramente la Sergio Bonelli Editore. Qual è la tua visione del futuro della Sergio Bonelli tra appunto edicola, fumetteria e poi tutto il multimediale, perché non ci dimentichiamo le varie serie TV, il film di Dampir. Sai, qualche anno fa, io sono qui, come dici tu, dal 2015 su questa sedia qua, però sono in Bonelli da 30 anni. Quest'anno la stessa. 30 anni, no? Avrò un bollino anch'io con la scritta 30, tra un po'. E quindi, insomma, qua dentro ho iniziato come redattore semplice, soldato semplice, e poi però ho attraversato. Ti faccio vedere una cosa. Oh, che bellezza! Ah, che meraviglia! Questa è ancora più vecchia perché l'ho scritta anche qualche anno prima di venire. Sì. Adesso scende la crinuccia. No, benissimo, benissimo, siamo sempre giovani. No, nel senso che ho visto bene, no, cosa è successo in questi decenni nell'editoria e soprattutto nell'editoria fumetti in Italia. Noi qualsiasi cosa lanciavamo già partiva da vendite stratosferiche o comunque sopra le 100.000 copie o attorno alle 100.000 copie. Da lì, per quanto si andasse a scendere, avevi davanti anni se non decenni, no? E questo è successo per tutti i personaggi che abbiamo lanciato più o meno fino all'inizio degli anni 2000. Poi bisogna diventare creativi da allora in avanti, anche a livello distributivo. Non puoi più semplicemente pensare lo mando in edicola, tanto insomma la sua strada la farà e abbiamo davanti tanto tempo per pensarci. E questo vuol dire tempo noi, ma significa, come dicevamo prima, dare lavoro a tante persone, perché noi 100 pagine di fumetti ogni mese per 12 numeri danno lavoro a tanta gente per tanto tempo. Quindi questa è una cosa da tenere presente. Quando questa cosa comincia a ridursi e tu devi diventare creativo davvero distributivamente, cioè quindi ti devi inventare
serie più, più corte, no? Le miniserie, le serie a stagioni, poi puoi provare appunto più adulto, più ragazzo, più a colori, cioè devi andare anche a tentativi, non dico che li fai buttando i dadi, no? E dove, ecco, dove cogli cogli, è ovvio che c'è dietro comunque un pensiero, uno studio, un ragionamento, delle simulazioni, perché noi prima di andare in edicola, quando andiamo in edicola vuol dire che già lavoriamo da un anno e mezzo, due su un progetto, no? Quindi non è... Però ti dico, quello che prima era dato per certo, per assodato e per sicuro, cioè, quello che dovevi fare è semplicemente cercare di fare, descrivere e disegnare le storie più belle e poi mandarle in edicola. Qualche volta riusciva, qualche volta meno, però questa era la strada. Ora non più, ora ti devi anche inventare un nuovo modo. Quindi devi capire cosa mandare in edicola, cosa mandare in libreria, cosa mandare prima di qua, cosa di là, in quali formati, in che modo, in che tempi, quando farlo uscire, se c'è la fiera, se non c'è, certo, se sei sotto Natale, se sei in estate. Cioè, davvero è un mondo che si è andato molto trasformando e ovviamente poi fai i conti con quello che ti ritorna da lì, insomma, qualche cosa funziona, qualche cosa meno, provi delle strade nuove e messi in testa ovviamente che il semplice mondo dell'editoria, per come si vedono i numeri e per come sta andando, qual è la sua tendenza, sicuramente avrà ancora una lunga vita, però ha una lunga vita che, di cui vedi l'orizzonte, perché la curva la sai benissimo e capisci che andrà a terminare, diventerà sempre più di nicchia, no? Magari appunto finiranno i grandi numeri, il grande successo popolare, no? Diventerà veramente, ti dico, magari fra 10, 20, 30 anni, sì, sì, però certo, è quella lì, se non, difficilmente si vede un'inversione di tendenza, tutto può essere, però per come va il mondo dell'entertainment e per come si è mossa l'editoria e la carta, no? Il fatto dell'editoria di carta che, certo, comunque va a ridursi, a scomparire, si capisce dove vai a finire. Quindi un'azienda come la nostra o si arrende e dice vabbè, accompagniamo questo lunghissimo declino fino a che poi è stato bello, oppure si lancia nuove sfide. Quindi quello del multimediale è sicuramente una nuova sfida che guarda al futuro e guarda al modo di partire dalla creatività, che è sempre quella del fumetto, e da lì sempre partiremo, però trasformarla e traslarla anche in altri mondi che adesso hanno un'attenzione maggiore, no? E dove c'è anche grande richiesta di contenuti, e noi abbiamo dei contenuti, non dico sterminati, ma quasi, perché abbiamo 80 anni di storia nel cassetto con personaggi molto famosi, alcuni famosissimi in Italia e non solo. Una domanda a bruciapelo: riusciremo a vederlo per questo 80 anni di Bonelli, il film di Dampir? Non credo, nel senso che il film è praticamente finito, stiamo veramente alle ultime fasi di post-produzione, e però non è più tanto un problema del film in sé, ma dei cinema in sé. Le sale, certo. Perché le sale, come sai, stanno riaprendo adesso, noi speriamo che per quest'autunno e quest'inverno si ritorni a una semi-normalità, però è difficile immaginarlo. Quindi lanciare un prodotto di questo tipo e che su cui si sono fatti investimenti importanti, bisogna anche un po' starci attenti, perché rischi di farti del male. Non solo, c'è anche il fatto che in questo momento sono in coda film che sono stati fermati per un anno e mezzo e che probabilmente verranno lanciati, se non tutti assieme, ma molti, ecco, in questo periodo lungo che va, credo, dalla fine dell'estate alla primavera dell'anno prossimo, insomma, con sarà da mettersi d'accordo per far uscire film, no? Esatto, quindi diciamo che lì è proprio una questione più strategica che altro, certo, calibrare. Io credo che sarebbe più logico pensare a una primavera 2022, però è un po' tutto in divenire, quindi vediamo. Quindi 80 anni Bonelli, 30 di Nathan Never e 60 di Zagor. Ma qual è l'evento che tu aspetti con più ansia di questa annualità? Tra questi che mi hai detto, no? No, tra quelli che conosci tu, tutti quanti. No, perché no, chiaramente non posso fare differenze, no? Certo. I figli. E quindi devo dire, io comunque, ecco, la metto sul personale, sono nato come lettore zagoriano, quindi il primo album che io ho collezionato è Zagor, nella mia
infanzia, adolescenza. Quindi diciamo che sono molto affezionato e pensare che a 60 anni, insomma, uno dei personaggi più importanti creati da Sergio Bonelli è sempre molto emozionante. No, un po' tutte le quale iniziativa aspetti con più ansia? Aspetto una di cui ancora non possiamo dare dettagli, perché però abbiamo più o meno già annunciato: ci sarà una grande mostra celebrativa degli 80 anni che si terrà a Milano quest'autunno. Anche qui vediamo come vanno le cose e speriamo davvero che ci si possa assembrare il più possibile. Posso andare, certo. Però insomma, diciamo, anche con le cautele del caso, da quest'autunno, ecco, avremo questo importante appuntamento a Milano, e che poi magari, come è successo con la mostra di Tex, speriamo anche di poter fare viaggiare un pochino in giro per l'Italia nei mesi successivi, ecco, negli anni a venire. Questo sarà un importante appuntamento, appunto, non solo celebrativo, ma davvero per tornare un po' a vedersi di persona, credo, insomma, e a rivedere i lettori dopo tanto, tanto tempo. Certo, certo. E a proposito di lettori, ti volevo fare qualche domanda che loro mi hanno chiesto di porgerti. Allora, c'è Federico che chiede se ci sono storie per la miniserie di Magico Vento, se c'è qualche novità, se c'è qualche piano su Napoleone e se si potrà tornare a vedere Volto Nascosto. Ah, che bellezza! Allora, Magico Vento sì, perché poi c'è una seconda miniserie in lavorazione e uscirà nell'estate del 22. Per gli altri due no, sinceramente al momento non ci sono nuove iniziative. Dopo la miniserie di Napoleone recente, da quel punto di vista non abbiamo altre storie in lavorazione, e Volto Nascosto, ma chi lo sa, in Cina, non mi ricordo più, sì, è stato in Cina, poi chi dovrebbe lo sa essere in giro. Chi lo sa, al momento no, ma chi lo sa. Va bene, invece c'è Massimo che chiede quando inizierà Nick Rider, perché lo aspettano in tanti. Ma è giustamente, insomma, no? Diciamo che questi eroi che a volte ritornano sono sempre graditi, come spero sia stato gradito Mr. No, no? Guarda, se vuoi ti dico anche la domanda di Franny, che ci chiede se la trilogia di Lex Weaver, proprio per gli eroi che tornano, se è chiusa così oppure potremo in futuro rivederla. Tutti i mesi su Nathan Never, quella è facile. Quasi tutti i mesi, a volte Bepi non ce lo metto. Quasi tutti i mesi. No, anche lì non ci sono novità. Nick Rider invece arriva a novembre. Novembre, bello, bello. Se allora, Federico invece, un altro Federico, dice: qual è il tuo punto di vista generale sul fumetto in Italia? Secondo te c'è ancora spazio per tutti voi? Tu dicevi siamo colleghi all'inizio. C'è spazio, sì, ancora per tutta questa diciamo ventata orientale che arriva da un lato, dall'altro lato quella dei comics e del fumetto italiano? Secondo me sì, c'è spazio per tutti, bisogna vedere in che misura c'è spazio. Cioè, come abbiamo visto in questi anni, molte realtà non esistono più, insomma, sono andate un po' a ridursi, ecco. Il punto è non tanto i venti da ovest o da est, come dici tu, ma il fatto di chi produce fumetti in Italia, perché, vabbè, tradurli dall'estero non dico è facile, però, insomma, diciamo meno complicato, no? E anche meno costoso, perché chiaramente tu devi semplicemente, appunto, acquistare la licenza, semplicemente, per modo di dire, insomma, però fare un lavoro diverso, no? Produrli invece significa partire da zero, e qui, come dico, noi abbiamo più o meno qualche migliaio di tavole che buttiamo fuori ogni mese, quindi insomma è un lavoro complicato e soprattutto visti i tempi. Il futuro c'è sicuro. Per quanto ci riguarda, noi non siamo appunto di quelli che si arrendono e lasciano correre e semplicemente portano avanti l'esistente, no? È quello che hanno in mano, ci piacciono le sfide, però davvero bisogna fare i conti con un mondo che sta cambiando, non si può far finta di niente e andare avanti come se nulla fosse, no? Avete fatto negli ultimi tempi, avete fatto un sacco di operazioni
molto interessanti, il giovane Tex, il Tex Wheeler, il ciclo 666 di Dylan Dog, che ha riportato al centro nel discorso in Italia del fumetto proprio Dylan Dog. Non c'era più da un sacco di tempo Dylan Dog al centro del fumetto. Nathan Never, che si continua a innovare. Adesso su Martin Mister c'è questa trovata di Castelli molto interessante. No, ce l'hai lì, che bello. Stile in anteprima, stamattina, quindi prossima settimana, fa qualche giorno, ne dicono, no? Quindi il futuro, diciamo, sarà quello, un po' come avete detto con, anche con Dylan Dog, che ad agosto ci sarà questo ciclo di tre albi che cambieranno un po' tutto, me l'ha detto Roberto. Giugno è un ciclo, no, non è un ciclo che cambierà tutto, no, no, è una sorpresa estiva, questa sono tre numeri estivi, è una trilogia di cui non mi scucirai niente, neanche se futura, ma è una cosa molto molto particolare, sono un piccolo fuoco d'artificio che riguarda quest'estate di Landoghiana. No, ma un po' come ti dicevo prima, l'edicola, come abbiamo capito, è per i lettori, chiamiamoli tradizionali, insomma tradizionalisti, fra virgolette, nel senso che vogliono trovarci i loro eroi, ecco, quello che loro conoscono. Quindi l'operazione Tex Wheeler ha sicuramente funzionato, intanto perché, lo penso io, lo dico per me, ecco, insomma, poi ognuno dirà la sua, mi sembra che abbia una qualità eccelsa di scrittura e di disegno, insomma sia proprio un'operazione molto molto interessante. E poi invece vogliamo sperimentare o provare nuove formule nel mercato librario, dove appunto questo tipo di esperimenti sembra che siano accolti con successo, con attenzione. Addirittura stiamo provando delle serialità in libreria, che sembrava un controsenso, no? come cosa, proprio per le dinamiche che hanno la libreria. Però ha funzionato molto bene il Confine, sta funzionando molto bene il Confine, sta andando bene K11, quei due di Farace e Zicche pure ci stanno dando soddisfazioni. Arriveranno cose nuove quest'autunno, abbiamo questa serie di Emiliano Mammucari che si chiama Nero, che sarà una cosa veramente che farà cadere la mandibola per la sua qualità, anche semplicemente a sfogliarlo, però una cosa molto interessante, e altri progetti che abbiamo. Emiliano non mi ha voluto dire niente di no. Nero, niente, è stato... Gli hai messo paura. Qualcosa avevamo già annunciato, che insomma qualcosa si sa. Sì, quello che... Va bene. Michele, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, ho detto mezz'ora. Ah, però sono le domande cattive, adesso invece niente. Vabbè. Cavolo, te l'ho fatte le domande cattive, perché tu sei troppo sportivo da sto... Vabbè, adesso te ne faccio una cattivissima. No, non cattivissima, una un po' spoiler, fra virgolette. Il confine. Sarno recentemente a una trasmissione sempre sul web ha detto che ci sta tanto bene una serie TV. E quando la fate sta serie TV del Confine? Sta tanto bene una serie TV. Allora, cioè, no, ecco, una cosa di cui non abbiamo parlato è proprio questa, no? Tutta la parte multimediale. E mi spiace perché noi abbiamo ogni tanto degli appuntamenti in cui ci chiamano per parlare di queste cose e alla fine non diciamo niente, no? Ma semplicemente perché non possiamo dire nulla. Cioè, sono in lavorazione diversi progetti, in diverse fasi di produzione e di preproduzione. Ovviamente, anche rispetto al fumetto, dove magari ci sbilanciamo un po' di più, qui lavoriamo con partner esterni anche da noi, e sono operazioni molto più complesse, insomma, quindi ne possiamo parlare solo quando ne possiamo parlare, ecco. Però sappiamo già da questo punto di vista che abbiamo appunto il film di Dampir, che è lì addirittura d'arrivo, la serie animata di Dragonero, che è in lavorazione, che si vedrà nell'autunno del 2022. La serie TV di Dylan Dog, qui stiamo lavorando con questi partner americani, James Wan e la sua società di produzione Atomic Monster, che è in fase di scrittura in questo momento, quindi insomma di lavorazione avanzata. Chi la sta scrivendo? Però, no. Vedi? no. Anche questo fa parte di annunci che verranno dati quando devono essere dati, insomma, quindi. E accanto a questo ci sono altre operazioni che sono in questo momento sotto il pelo dell'acqua, ecco, quindi cercheremo di far emergere piano piano, però davvero tipo non Giulia a dimostrarli, però tipo Giulia non ho sentito non hai sentito
Dai, sto scherzando, onestamente. E non è una di queste, ecco, per arrivare, insomma. Certo. Però sì, quello lì è il futuro. È evidente che la tua visione è un po' di quello che sarà Sergio Bonelli editore. Con attenzione, io sottolineo sempre questo anche al tutto quanto l'indotto che Sergio Bonelli editore comunque porta come lavoro in Italia. L'ho detto più di una volta, comunque voi prestate la casa editrice con il costo pagina minore anche rispetto alla qualità degli autori che portate su quelle pagine che stampate. Questo Sì, no, non è una domanda, è una cosa che ti dico io, no, perché altrimenti mi ci certo. rispondi a brutto. Oh, no, è che mi fa sempre anche un po' strano, no, quando si pensa al fatto del prezzo di copertina legato al numero di pagine. Sì, Sì, beh, è assurdo. chiaro che è un confronto che si fa, no? È come dire la farina alla chilo piuttosto che. Cioè, non lo so, il ragionamento dovrebbe essere differente. Non è che un romanzo lo valuti tanto se è grande così o alto così. Ci sono delle cose un po' diverse. Diciamo che il lettore di fumetto è sempre stato abituato molto bene, troppo bene, proprio per il fatto che il fumetto era in edicola un fenomeno di massa, con dei numeri incredibili e strepitosi, cioè, e quindi poteva permettersi questo tipo di Ma cose. voi resterete la casa editrice che dopo il cartonato comunque stamperà sempre il Bonellide ad un costo Assolutamente. più accessibile? Assolutamente sì, tutto quello che noi vediamo in libreria andrà in edicola e pa molta parte di quello che è in edicola passerà in libreria, questo è sicuro. E questo è importante perché culturalmente è veramente un passaggio importantissimo. Assolutamente, con tempistiche differenti, Certo. però sicuramente succederà. Succede. Michele, grazie mille, sul serio, sei stato gentilissimo e assolutamente disponibile. Grazie a te, quindi sentiamoci prima degli 80 anni, insomma, dei prossimi 80, forse. Sì, sicuramente, N non penso che potremmo dopo. Chi lo sa, se lo fanno. Io ci riprovo a chiederti un'intervista fra un po', vediamo che Va succede. bene, magari davvero avremo qualcosa di nuovo da dire e qualche rivelazione da dare, perché no, più precisa, no? Senza girarci sempre attorno. Magari all'interno di quello studio un po' spaziale del Lucca Comics. Hai visto, Incredibile. Grazie ancora. Buon lavoro. grazie a te, grazie a tutti. Buona Ciao giornata. Michele. Ciao belli. Allora.